qui a Daria Colombo, che naturalmente siamo molto contenti di averla qui a Spello. Qualche secondo fa ci ha lasciato una dedica bellissima. Volevo ringraziare, oltre a tutti i nostri sponsor che non ci sentite. Ma io lo sento. Buonasera, grazie di essere qui. Tanti cantanti, ma sono diventato amico di uno in particolare, che è il marito di Daria, Roberto Vecchioni. E quindi quando ho deciso di farlo, perché è veramente bello, stavolta mi trovo di fronte a questa nuova esperienza, alla nostra età, con la nostra bellezza, che parla di un'amicizia, mi sembra. Un altro intorno al collo, che le arrivava giù, oltre la villa. Quando infilò la stradina che sbucava vicino all'università, Lisa non era che una con la borsa a bauletto di traverso sul braccio sinistro, un libro e dei fogli nell'altra mano. Indossava un tagliere di maglia chiara. Abbiamo scelto di leggere un tratto di libro, tu hai scelto la cosa io la stessa quando non c'era la mia. Perché anche il primo romanzo non era concreto, non era. Beh, in un altro modo, faccio un esempio. Ovviamente gli anni in cui mi sono andata a vedere le elezioni, no? Il partito vincente, quello dell'astensione, e questo non è mai bene, non erano molto. La giovane Lara, che viene da una famiglia che la mandava alle feste dell'unità quando era ragazzina, e diceva, se ti perdi c'è tanto qualche compagno, sì, sì. Andiamo nel 92, quindi la strage di Falcone, di Borsellino, Mani Pulite. Commentando le vicende e confrontandosi cambia la cultura. Io infatti vengo sempre molto volentieri in manifestazioni come queste, perché è importantissimo promuovere la cultura. E per quanto riguarda le donne, se c'è da stare a casa perché non si può pagare la babysitter o da pagare un anziano, eccetera, cercate di spargere tante micro storie, dei piccoli cammelli, l'amica che incontra la manifestazione, la vecchia compagna delle medie che ha superato la polizia. Lasciamo ad Anna Lucia che ci racconti ancora qualcosa da questo che mi sembra sia veramente un libro da leggere.